Allora, come all'europeo, un altro inizio terribile, poi però reggere l'urto e venire a vincere qua è una cosa completamente diversa. Quella è stata un po' la chiave della partita, che tutti hanno reagito subito, hanno cercato di dare forza, hanno cercato di dare tranquillità alla squadra e poi hanno fatto la partita che dovevano fare, per cui doppiamente bravi. Ma è un'impresa quella che avete fatto, mi sembra anche troppo No, non è mai, troppo non è mai, nel senso che c'è sempre la possibilità di fare qualche cosa di meglio, per cui quello che era importante era stare in campo da squadra, al di là dell'infortunio, perché poi c'è talmente tanta tensione che una qualsiasi situazione di una qualsiasi partita ti può ridurre alla follia, perché funziona così nel nostro calcio. Però poi è doppiamente forza mentale, perché le cose che ti accadono spesso vengono sempre dalla tua testa, di quello che hai timore, di quello che pensi di non poter raggiungere. Allora le difficoltà maggiori vanno messe a posto dentro noi stessi. Con questo volevo chiederle se doveva essere un nuovo inizio, non poteva essercene uno migliore. Cosa è cambiato rispetto a due mesi fa? La testa? No. O anche altro? No, abbiamo scelto un gruppo di giocatori che stanno sempre in campo. La condizione fisica non è quella del finale di campionato, perché poi sono un po' più freschi, stanno facendo un lavoro tutti in maniera corretta. Probabilmente si è trovato... Siamo stati fortunati a trovare ragazzi giovani che hanno poi voglia di far vedere il loro livello di calciatori che sono, perché la voglia individuale, la passione per qualche cosa è sempre la chiave di qualsiasi poi successo. L'ultima, tante cose meriterebbero di essere sottolineate stasera, purtroppo non c'è il tempo. Una però, la risposta di Tonali al suo rientro in campo. Sandro, quando ha giocato una partita magnifica, noi avevamo paura che non riuscisse a fare i 90 minuti e negli ultimi 5 minuti ha dato due sgassate che è andato davanti la porta da sé solo. Abbiamo ritrovato un calciatore fortissimo per noi. Grazie mille. Federico Di Marco, arrivare qui con tutte le difficoltà che conosciamo e che voi conoscete, insomma, meglio di noi, e fare questa impresa, vi rendete conto? Non era facile ripartire dopo un europeo così, però penso che stasera abbiamo fatto una grande partita. E bene così, ci voleva questa vittoria per tirare su un morale della squadra. Il tuo gol splendido, ma insomma tutti e tre sono stati di grandissima fattura, ma avete messo in mostra personalità, gioco, insomma questa squadra la qualità ce l'ha, bisogna tirarla fuori sempre però. Sì, penso che abbiamo fatto un'ottima partita, siamo stati bassi, poi la Francia ci sta a concedere qualche tiro, però siamo contenti sia dei gol sia della prestazione, che è la cosa più importante. L'ultima cosa, si doveva ripartire, non si poteva farlo meglio di come avete fatto stasera. Che peso ha questa serata in proiezione futura? Beh, un bel peso, non è mai facile battere la Francia, soprattutto in casa, quindi dobbiamo continuare così.